Ciao a tutti ragazzi, è uscito il giocatore del mese della Serie A, si tratta di Malinovskyi dell'Atalanta. Andiamo a vedere le statistiche, vediamo se effettivamente ha senso sbloccarlo o meno. Ma come sempre, follow anche a YouTube ragazzi. Andiamo in game, eccoci qua. Allora, abbiamo un giocatore, un attaccante, praticamente al turno 81 con rendimento normale. Già qui un po' non mi piace. Mossa, abilità e debole, 4 stelle, minimo sindacale raggiunto, quindi va bene. Allora, poi abbiamo velocità, 84, 83 di accelerazione, scatto 84. Per un attaccante un po' lento, è un po' lentino. Tiro 88 con 80 di finalizzazione. Vabbè, non dico nulla. Potenza tiro 99, se becca la porta la spacca, però 80 è molto basso. Sicuramente va potenziato il tutto con cacciatore, che aumenti sia velocità che tiro e sottoporta appunto il tutto. Però non si parte sicuramente da una buona base. Passaggi 89, sicuramente è la statistica migliore praticamente di questo giocatore. Abbiamo passaggio corto 91, quindi molto 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 interessante. Lungo 87, va bene, visione 90, effetto 91. Insomma, Malinovskyi è proprio il classico giocatore che si può utilizzare più come regista che come finalizzatore. Vediamo il dribbling, solamente 74 di agilità. Veramente non si muove, quindi... Ma un po' basso, veramente un po' troppo basso per andare poi a utilizzarlo. Non lo so, no, sicuramente questa statistica non mi piace per nulla. Buono l'equilibrio, buonissimo il controllo palla 91, quindi davvero interessante. Debbing 89, ok, ci sta, però l'agilità è molto bassa. Difesa non la calcoliamo, non è certamente un CDC. Fisico 86 con forza 86, aggressività 85, non è assolutamente male, però vabbè. Quanto ci costa l'SBC? L'SBC non costa praticamente nulla, è da fare, nel senso fatelo e poi buttarlo in qualche SBC, anche perché ci chiede solamente un TOTV e una valutazione complessiva di 82 con 70 d'intesa. Una ventina di K ve la cavate. Se avete dei giocatori di 82 da far fuori, fatevelo, vi porta a casa un giocatore da utilizzare nell'SBC senza troppe remore. Al contempo non ha assolutamente senso sbloccarlo, anche per chi ha una Serie A non ha senso, ci sono giocatori comunque superiori a lui, anche a prezzi abbastanza cheap, quindi no, lasciate perdere, non ha assolutamente senso andare a sbloccarlo. Piuttosto, dai, facciamo la solita carrellata, vediamo chi a questo prezzo si può trovare sul mercato nella... cambiamo la schermata. E vabbè, sono un po' così, cioè veramente potevano farlo un po' meglio, però questo Malinovskyi. Vabbè, allora, Serie A. Attaccanti. Ordiniamo per prezzo e vediamo a 20k chi c'è. A 20k chi abbiamo? Vabbè, abbiamo già Dybala che va già meglio, secondo me. Però c'è veramente un prezzo iper basso per un giocatore che non ha comunque neanche molto senso. Abbiamo Raspadori a 30k, vado di Raspadori assolutamente, al 5 debole, di debole, quindi sicuramente lui, o anche Sanchez, sicuramente meglio, anche occhio al 3 di debole. Io vi direi, nel caso siate un po' indecisi tra Malinovskyi e Raspadori tutta la vita, assolutamente. Ragazzi, niente, torniamo in regia, giocatore che non ha senso assolutamente sbloccarlo, abbastanza inibridabile e per una Serie A è comunque già obsoleto già ora, quindi insensatissimo. Come sempre fatemi sapere nei commenti ragazzi se l'avete sbloccato, come vi trovate, ma non ha senso davvero farlo. Follow anche a YouTube, mi piace il video e ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti ragazzi!